Non siamo allo stand Samsung, ma siamo allo stand Tizen. Questo è Samsung Z1 con Tizen OS. Andiamo a vedere di cosa si tratta. È comunque uno smartphone di fascia bassa. Questa è la fascia a cui Tizen è interessato. Uno schermo 4 pollici, 800x480, fotocamera da 3 megapixel con LED flash, fotocamera frontale VGA, connettività 3G, Bluetooth 4.1, radio FM, processore dual core da 1.2 GHz, 786 MB di RAM, 4 GB di memoria interna, 1500 mAh di batteria. Ma parliamo dello smartphone. Esteticamente non è una novità, probabilmente è qualche tipo di rebrand o di modifica di un qualche tipo di feature phone o simile già in commercio, a questo però a Tizen OS. Quindi Tizen OS come è diviso? Intanto la tendina delle notifiche che ricorda in tutto e per tutto quella di Android. Abbiamo la modalità outdoors invece di quella di luminosità automatica, non c'è la luminosità automatica. Andiamo un attimo, vi faccio vedere come sono realizzate le impostazioni. Abbiamo una schermata di widget infinita, vedete che ritorna sempre all'inizio. Se premo il tasto menu, quello che siamo abituati a chiamare menu, abbiamo l'editor degli sfondi, delle pagine, dei temi, eccetera eccetera. Se trascino, queste sono app, sono le app preferite, se trascino dal basso verso l'alto abbiamo tutte le altre applicazioni e poi possiamo ovviamente riordinarle a piacimento, quindi sostituisco l'orologio per esempio, ecco qua, e ho cambiato l'impostazione. Questo tasto home, se premuto, ci riporta la schermata home, ma se la tengo premuto attivo il multitasking, eccolo qua, queste sono tutte le app aperte. Un sistema, possiamo dire, relativamente intuitivo, o almeno no, sicuramente intuitivo, perché le schermate sono poche, sono semplici. Questa è la schermata della fotocamera, ovviamente essendo Tizen utilizzato su uno smartphone Samsung, l'interfaccia ricalca fortemente quella di Samsung che abbiamo già visto su Android, ma è comunque, devo dire, molto intuitivo a occhio, senza averlo provato troppo a lungo, decisamente più intuitivo e più semplice di Android, quindi per chi è un novizio sicuramente molto interessante. Per questa anteprima dal Mobile World Congress 2015 di Samsung Z1 è tutto, un saluto dallo stand Tizen, da Emanuele Cisotti per mobileworld.it.